Benvenuti a questo nuovo video che desidero fare insieme con voi. Come annunciato con un paio di minuti di ritardo, desidero fare questa diretta con voi. E visto che, insomma, anche la situazione lavorativa qui, un po' come in tante ditte in Italia, è abbastanza confusionaria, nel senso che si lavora e non si lavora, preghiamo il Signore che questo periodo possa terminare presto. Poi naturalmente tutto è sotto il suo diretto controllo. Desidero proseguire questa serie di umili meditazioni sul capitolo ottavo della lettera ai Romani, soprattutto quella che è la parte finale di Romani 8, che ci incoraggia fortemente. Ci incoraggia fortemente, visto e considerato appunto il periodo, la situazione che stiamo vivendo insieme. Se vi ricordo, per chi era collegato ieri, siamo arrivati al versetto 29 di Romani capitolo 8, quindi riprendiamo il testo di Romani 8, 28 a 30, leggiamo Romani 8, 28 a 30. Poi questa serie di meditazioni comprende anche i versetti che sono successivi a questo. Dice l'Apostolo Paolo nella parte finale: o sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ecco, stiamo proprio vedendo insieme come possiamo dire, questo iter, questo percorso che l'Apostolo Paolo evidenzia, ma da notare come questo iter non sia, come possiamo dire, progressivo, ma sia simultaneo. Cioè, l'Apostolo Paolo sta dicendo: coloro che Dio ha chiamati sono stati, due punti, giustificati, glorificati e predestinati e via dicendo. Abbiamo visto già ieri l'aspetto della predestinazione, l'aspetto dell'elezione, e abbiamo visto anche il valore, l'importanza che noi come figli di Dio siamo chiamati a dimostrare qui, già qui su questa terra, nell'essere conformi all'immagine del Signore Gesù. Nel versetto 29 l'Apostolo Paolo prosegue e dice: affinché egli sia il primogenito. Il fatto di diventare conformi all'immagine del Signore Gesù ha un'importanza determinante, ha un'importanza fondamentale non solo per noi. Infatti, solo in questo modo, il Signore Gesù può essere il primogenito tra molti fratelli. Infatti Paolo dice: affinché egli sia il primogenito. Sappiamo che il Signore Gesù è l'unigenito figlio di Dio, che nel greco indica non semplicemente l'unico nato in una famiglia. Io, ad esempio, non ho fratelli e sorelle di carne, quindi io sono un figlio unigenito, unico nella mia famiglia. Ma il senso del termine greco che noi abbiamo, monogenes, vuol dire anche unico nel suo genere. E sicuramente il Signore Gesù è unigenito in tal senso, cioè è unico nel suo genere. Però egli come fa a essere primogenito tra molti fratelli? Ovviamente qui entriamo in gioco noi. Entriamo in gioco noi essendo stati, come abbiamo ricordato ieri, figli di Dio adottati. Adottati
da Dio. Quindi, essendo diventati figli di Dio, possiamo sicuramente chiamare il nostro amato Salvatore, Signore Gesù Cristo, il nostro fratello maggiore. Non c'è assolutamente né niente di blasfemo e niente di errato nel definire il Signore Gesù il nostro fratello maggiore. Questo è un dato molto molto importante. Pur ovviamente mantenendo quella riverenza e quell'adorazione che gli è dovuta, cioè naturalmente noi non possiamo nel modo più assoluto, non possiamo scadere in una sorta di irriverenza nei confronti del Signore Gesù per il fatto che Lui è il nostro fratello maggiore. Quindi a Lui, solo a Lui, a Dio Padre, per mezzo dello Spirito Santo, deve andare la nostra adorazione. Scusatemi, ma io non vedo più il mio video. Mi potete confermare che mi vedete come video? Perché io non mi vedo più. Se qualcuno gentilmente che si è connesso, che voglio ringraziare tutti quelli che si sono collegati, se mi vedete oppure se non mi vedete. Se qualcuno mi può dare una conferma di questo. Mi vedete? Non vedo commenti, quindi niente, vado avanti allora così. Comunque ditemi se per caso mi vedete oppure no, perché io non riesco più a vedermi nel mio schermo. Allora, la parola primogenito, anzi scusate, faccio un termino il video e poi mi rimetto subito, eh. Allora, rieccomi. Adesso mi vedo, spero di non scomparire un'altra volta. Allora, il termine primogenito, come ne sappiamo nella scrittura, ha diversi significati. Può indicare il primogenito come figlio di una famiglia, il primo figlio di una famiglia, ad esempio in Genesi capitolo 46 e versetto 8. Leggiamo: questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto, Giacobbe e i suoi figli, il primogenito di Giacobbe, Ruben. Quindi qui si parla della famiglia di Giacobbe e come noi sappiamo, il primo figlio di Giacobbe fu appunto Ruben. Quindi questo è il primo significato di primogenito, tra l'altro nell'antichità, quindi non soltanto nel popolo di Israele, poi ai tempi di Giacobbe naturalmente il popolo di Israele ancora non era formato, ma possiamo dire nell'antichità, quindi anche negli altri popoli, il primogenito godeva di privilegi che erano unici, che spettavano soltanto a lui, che altri figli naturalmente non avevano. Ad esempio, quando il padre moriva, non era la madre, ma era il primogenito che governava e che guidava la famiglia. Quindi ecco perché nell'Antico Testamento vi è tanta insistenza sull'importanza del diritto di primogenitura. Ecco perché, ad esempio, Esaù nel Nuovo Testamento viene definito profano dall'autore della lettera agli Ebrei per il fatto che lui ha disprezzato quello che era un privilegio enorme nell'antichità, oltre che comportare una grande responsabilità, che era quello proprio di essere il primogenito di una famiglia. Ruben è appunto chiamato primogenito di Giacobbe, proprio perché fu il primo figlio nato. Ma nella scrittura la parola primogenito ha anche un altro significato, ovvero un significato di supremazia.
non soltanto il primo figlio nato in una famiglia, ma anche il significato di supremazia. Ad esempio, in Esodo capitolo 4 è scritto: tu dirai al faraone, quindi queste sono parole che Mosè doveva riportare al faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. E nel termine primogenito, o quindi a seconda del contesto, possiamo individuare anche questo secondo significato. Perché questo termine, in questo versetto la parola primogenito ha un significato di supremazia? Per il semplice fatto che Israele non era il primo popolo nato, non è stata la prima nazione nata nella storia del mondo, ce n'erano molte già prima. Quindi perché il Signore definisce Israele il mio primogenito? Naturalmente per un significato di supremazia. Questo significato sarà ben delineato in Esodo 19 quando il Signore stabilisce il patto con Israele e dove gli rivolgerà quelle parole straordinarie: se tu ubbidirai la mia voce, tu sarai per me un tesoro particolare tra tutte le nazioni. Quindi il Signore elegge, sceglie il popolo di Israele, questo lo abbiamo visto anche ieri, dicendogli chiaramente: tu sei per me il mio tesoro particolare. Una nazione, Esodo 19 versetto 5, una nazione santa. Perciò sulla base di questo significato Israele può essere benissimo definito il primogenito di Dio, ma non è soltanto questo. Il salmista nel Salmo 89 dice: io inoltre lo costituirò il mio primogenito, e poi dice: il più eccelso dei re della terra. Quindi in che senso qui abbiamo la parola primogenito? Come significato di eccellenza, come significato di superiorità. Gli conserverò la mia grazia per sempre, il mio patto con lui rimarrà stabile. E si sta parlando di Davide. Quindi nel parlare di Davide quale re stabilito da Dio, egli viene costituito primogenito. Ma Davide non fu il primo re, sappiamo che il primo re fu Saul. Quindi in quale senso? Lo spiega sempre il salmista quando dichiara che egli è diventato il più eccelso dei re della terra. Quando voi leggete i libri storici, ad esempio, quindi quando voi avete la storia dei vari re di Israele e di Giuda, voi vedete come Davide venga posto come metro di paragone, per quanto riguarda l'etica, per quanto riguarda il comportamento. Ad esempio, voi leggete: si comportò come fece Davide suo padre, nel senso di antenato, oppure non si comportò come fece Davide suo padre. Quindi Davide è un metro di paragone. Quindi si parla chiaramente di supremazia e di preminenza. Quindi in tal senso la parola primogenito associata al Signore Gesù assume un ruolo primario, un ruolo di supremazia, di eccellenza. E questo è chiaro nella lettera di Paolo ai Colossesi, quando ad esempio Paolo dice che Gesù è il primogenito di ogni creatura. Questa espressione, che sappiamo essere presa fuori dal contesto dai seguaci della Torre di Guardia per cercare di screditare la deità, la divinità piena del Signore Gesù, dicendo che lui è il primogenito di Dio nel senso che è il primo essere creato, nel modo più assoluto. Paolo sta utilizzando questo termine per parlare dell'immensa e dell'assoluta supremazia, primato del Signore Gesù su tutto e su tutti. Ecco in che senso l'Apostolo Paolo usa questo termine. Infatti alla fine, nel versetto 18, dice: affinché in ogni cosa abbia il primato. Questo vale per quanto riguarda la creazione, questo vale per quanto riguarda l'umanità, questo vale per quanto riguarda i figli di Dio. Siamo chiamati a dare il primato assoluto al Signore Gesù. Egli ne ha pienamente diritto. Ricordavamo ieri che noi non apparteniamo più a noi stessi, ma apparteniamo esclusivamente al Signore, perché siamo stati comprati mediante il suo sangue. Ed è bello anche considerare un altro aspetto, che il Signore Gesù, sottolineate, evidenziate questo aspetto, il Signore Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli. Ed è proprio l'autore della lettera agli Ebrei che dice questo.
in Ebrei capitolo 2. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui a causa del quale e per mezzo del quale, guardate la supremazia di Gesù, a causa del quale, lui è la motivazione, lui è la causa, e per mezzo del quale, strumento, sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. Io credo che sia toccante, sia veramente profondo questo aspetto, pensare che il Signore non si vergogna. Se io penso a chi sono io, se penso alle mie fragilità, alle mie debolezze, alle mie mancanze, il fatto che Gesù non si vergogna di chiamarmi suo fratello, io credo che sia qualcosa di molto molto toccante. Nonostante ciò che eravamo, nonostante le brutture che erano in noi, noi non avevamo niente di amabili, fratelli e sorelle, niente di amabile, fratelli e sorelle. Avevamo tutto di odiabile e niente di amabile. Ma anche considerando le mancanze, gli sbagli, i peccati che ancora oggi commettiamo, egli non si vergogna di chiamarci fratelli. Tutto ciò affinché si adempisse il testo del Salmo 22, che è citato da questo brano di Ebrei 2, 10, 12, io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo dell'assemblea. Quindi per mezzo del sacrificio immane del Signore Gesù, i figli di Dio hanno come meta la gloria che li attende. Ma per giungere a questo, egli ha dovuto soffrire, morire e risuscitare, al fine di diventare l'autore della nostra salvezza. E poi arriviamo al versetto 30 di Romani 8. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Quindi torna nuovamente il tema della giustificazione, che è tanto caro, come sappiamo, a Paolo, è uno dei temi principali della lettera ai Romani. Quindi abbiamo delle tappe del piano di salvezza di Dio, ma come ripeto sono simultanee, non sono una adesso, una tra qualche anno e una tra qualche altro anno ancora. No, avvengono nello stesso momento e hanno una prospettiva eterna. Noi siamo già in questa posizione, noi siamo già in questa condizione, tant'è che l'Apostolo Paolo utilizza dei termini che sono dei verbi che sono al passato, non al futuro, ma sono al passato, come una realtà che è stata acquisita per sempre. La giustificazione è, sappiamo che cosa vuol dire, è un termine che può avere due significati, quindi o dichiarare giusto, come nella lettera ai Romani, oppure un significato di dimostrazione, come se io vi dicessi: io vi voglio giustificare quello che vi sto dicendo, cioè ve lo voglio dimostrare. Quindi questa parola ha due significati e dobbiamo stare attenti dal contesto a quale significato dare a questa parola, perché se ecco perché ad esempio Lutero diceva che l'epistola di Giacomo era un'epistola di paglia, perché non riusciva a mettere nel tassello quello che dice l'Apostolo Giacomo a proposito della giustificazione per opere, trovava una contraddizione. In realtà i due concetti sono uniti in un modo perfetto. La giustificazione per fede, di cui parla Paolo in Romani, la giustificazione per opere, di cui parla l'Apostolo Giacomo, messe insieme danno quello che è il quadro completo, generale, dell'argomento concernente la giustificazione. Nella lettera ai Romani abbiamo giustificato nel senso dichiarato giusto, è come un giudice, come se noi fossimo davanti a un giudice e ci dichiara giusto perché qualcuno ha pagato per noi, e Giacomo invece per complementarietà ci insegna che la fede va dimostrata in un modo pratico, in un modo concreto. Sapete che Giacomo prende come esempio Abramo e Rab per dimostrare la fede
che è in noi. Quindi la giustificazione cambia radicalmente quelle che sono le situazioni. In che senso? L'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 6, dice: non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, ecco qui il cambiamento, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Io credo che sia molto bello e consolante anche constatare come la giustificazione di un individuo, di un uomo, di una donna, che hanno creduto per fede nel Signore Gesù, cambia radicalmente la loro situazione passata, ma anche la loro situazione interiore. Perché non dobbiamo mai dimenticarci che il peccato nasce dal nostro cuore e poi si tramuta in azione. Può anche non tramutarsi in azione pratica, ma rimane il pensiero iniquo, malvagio che vi è nella nostra mente e nel nostro cuore. Un classico esempio: quando Gesù dice: chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio nel suo cuore, io posso non attuare praticamente questo peccato, quindi non tradisco fisicamente mia moglie, ma se quel pensiero iniquo rimane nel mio cuore, nella mia mente, davanti a Dio, io sono un adultero. Quindi il peccato non è soltanto ciò che io vedo con gli occhi, il peccato è ciò che, tutto ciò che è contro la parola, tutto ciò che è contro il volere di Dio e che è nel mio cuore e nella mia mente. Quindi quando noi qui leggiamo in 1 Corinzi 6: voi eravate, passato, fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, sodomiti, sta parlando non soltanto dell'azione pratica, ma sta parlando anche di ciò che questi personaggi erano nel loro interiore, nel loro cuore e nella loro mente. Nel momento in cui essi sono stati lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, è cambiata radicalmente questa situazione. È cambiata radicalmente. Questo vuol dire che dal momento in cui loro hanno incontrato il Signore, nel momento in cui loro sono rinati a nuova vita, abbiamo parlato ieri della nuova nascita, nel momento in cui loro sono rinati a nuova vita, non soltanto questi cristiani non facevano più quelle cose, ma non le pensavano neanche più. È importante tenere conto di questo aspetto, perché il peccato, a meno che proprio non si parli di un peccato che io ho commesso involontariamente, non me ne sono reso conto, come dice Davide, i miei peccati occulti. Tante volte pecchiamo senza neanche rendercene conto, però ammettiamolo, fratelli e sorelle, tante volte pecchiamo e ce ne rendiamo conto che abbiamo peccato, perché conosciamo la parola, conosciamo la volontà del Signore. Quindi questi Corinzi, perché Paolo si sta rivolgendo ai Corinzi, per il fatto che erano stati lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore Gesù, era cambiata radicalmente la loro situazione. Perché? Perché è intervenuta un'azione soprannaturale dello Spirito Santo. Sappiamo che noi non possiamo nascere di nuovo con le nostre forze. È impossibile. Soltanto mediante l'azione rigeneratrice dello Spirito Santo. Ed ecco perché Paolo dice a Tito: egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento non nostro, non prodotto dalle nostre forze, ma dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Quindi, quando si parla della giustificazione, non possiamo dimenticarci il ruolo fondamentale dello Spirito di Dio. Siamo stati giustificati dalla grazia di Dio, questa è l'origine, la fonte della nostra salvezza,
Ma nello stesso tempo è intervenuto anche lo Spirito Santo, ecco l'opera della triunità di Dio. Per quanto riguarda la nostra salvezza, è intervenuto anche lo Spirito di Dio che ci ha rigenerato, rinnovato, trasformato, quello Spirito, dice Paolo, che Dio ha sparso abbondantemente su di noi. Allora, cosa vuol dire che Dio ha sparso abbondantemente lo Spirito Santo su di noi? Vuol dire che la vita cristiana, la vita che io come figlio di Dio sono chiamato a manifestare, deve essere una vita piena, una vita reale, una vita genuina, una vita trasparente, una vita dove veramente si vede il frutto dello Spirito. Perché Dio non ci ha dato una piccola porzioncina dello Spirito Santo, ci ha donato tutto lo Spirito Santo, dice Paolo, ha sparso abbondantemente. E dice il Signore Gesù che chiunque è nato dallo Spirito, fiumi di acqua viva sgorgeranno da lui. La domanda che vi pongo è, e che pongo ovviamente a me stesso, è se noi stiamo vedendo questa vita sovrabbondante, spirituale, cristiana, nei figli di Dio, a partire da noi. Se io, se te, stiamo dimostrando questa vita sovrannaturale. Dicevo un caro fratello che adesso è con il Signore, che se la vita di un figlio di Dio non è sovrannaturale, e qui per sovrannaturale non parlo di segni e prodigi, sovrannaturale vuol dire che proprio va contro a quella che è la filosofia, l'ideologia di questo mondo, allora non è la vita cristiana, è una vita umana. Ma la vita umana è una vita umana, la vita del figlio di Dio è una vita sovrannaturale. Perché? Perché c'è lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo desidera renderci conformi all'immagine del Signore Gesù. E poi abbiamo, sempre nel versetto 30, un'altra tappa, che ripeto, che non è progressiva ma simultanea, glorificazione. L'ultima tappa è appunto la glorificazione. Ogni figlio di Dio sarà innalzato da Dio e reso partecipe della sua gloria, ed è bello sapere che Dio ci vede già là. È bello, no? Anche in Efesini capitolo 1 ci viene detto: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Il Signore ci vede già là. Noi siamo ancora nel tempo, noi stiamo affrontando questo periodo di difficoltà e chissà quanti altri ne verranno, chissà quanti altri, ma Dio già ci vede là. Qualcosa di straordinario. Dio è fuori dal tempo, fratelli e sorelle. Quando si parla di glorificazione, anche qui, come per quanto riguardava il discorso elezione, arriva il popolo di Israele. Si parla tante volte nell'Antico Testamento del popolo di Israele, ad esempio in Isaia 60, ma ci sono tantissimi brani che parlano dell'esaltazione, della glorificazione di questo popolo. È scritto: sono le isole che spereranno in me e avranno alla loro testa le navi di Tarsis, per ricondurre i tuoi figli da lontano con argento e con oro, per onorare il nome del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti avrà glorificata. I figli dello straniero ricostruiranno le tue mura. Pensate al popolo di Israele bistrattato, perseguitato, e via dicendo. Qui si dice addirittura che i figli dello straniero ricostruiranno le sue mura, i loro re saranno al tuo servizio, poiché io ti ho colpita nel mio sdegno. Dio tante volte ha giudicato il suo popolo, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. Quindi abbiamo un bel esempio qui di glorificazione nei confronti del popolo di Israele. Quando Israele si convertirà al Signore, quando riguarderà, come è scritto in Zaccaria, colui che essi hanno trafitto, sperimenterà delle straordinarie benedizioni che sono tutte riconducibili al fatto che il Santo di Israele, questo è un brano che ha a che fare con l'aspetto del millennio, che adesso però non voglio affrontare, al fatto che il Santo di Israele avrà glorificato il suo popolo. Tale glorificazione sarà palese,
chiaramente palese, in quanto si parla di stranieri che si prodigano nel ricostruire le mura della città. Qui mi viene in mente Neemia, libro di Neemia, la ricostruzione delle mura, dove tra l'altro gli ebrei erano anche ostacolati in questo lavoro. Qui addirittura leggiamo che non sono gli ebrei a ricostruire, ma sono i figli dello straniero. Ma questa glorificazione del popolo di Israele, che è un bellissimo esempio che noi abbiamo nell'Antico Testamento e che riguarda l'aspetto delle profezie che ha a che fare con questo popolo, ebbene, non è paragonabile alla glorificazione dei figli di Dio quando noi entreremo nella Gerusalemme celeste. Tutti i veri figli di Dio, di tutte le età, entreranno nella Gerusalemme celeste. Dice Giuda nella sua lettera che Dio ci farà comparire irreprensibili davanti alla sua gloria. Ricordiamoci che davanti alla gloria di Dio niente di impuro si può presentare. Niente di impuro. Soltanto ciò che è puro. E noi saremo fatti comparire irreprensibili davanti alla sua gloria. Dice Giuda a colui che può presentarvi, preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili. È opera di Dio, fratelli, è opera di Dio, sorelle, che è capace di farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. La glorificazione nostra come figli di Dio adottati per la sua grazia sarà celeste, sarà perfetta e sarà Dio stesso, non noi, ma Dio stesso, a farci comparire davanti alla sua gloria irreprensibili, gioiosi, in quanto Egli ci può, dice Giuda, preservare da ogni caduta. Ecco perché soltanto Lui deve andare la gloria, l'onore e l'adorazione. Per terminare, voglio soltanto iniziare con voi il versetto 31. Dice Paolo: che diremo dunque riguardo a queste cose? Ecco qui quella serie di domande che poi hanno una sola risposta. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? La domanda che pone Paolo è consolante, perché ovviamente non è una domanda che suscita dubbi, ma è una domanda che suscita certezze. Se Dio è dalla nostra parte, se Dio è per noi, con tutto ciò che ne consegue, chi potrà mai essere contro di noi? Essere dalla parte di Dio che cosa significa? Significa appartenere a Lui. Significa sperimentare le straordinarie ricchezze della sua grazia. Il Signore Gesù, qui Paolo non inventa nulla, vedete, perché già Gesù poteva dire nel Vangelo di Marco, ma Gesù disse: non glielo vietate, perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Vedete come Gesù sempre, sempre ha sottolineato, evidenziato, parlato di due strade. Non ha mai messo una terza. O si è per lui o si è contro di lui. Non si può essere a metà. Ed è molto interessante notare come Gesù dica in un modo esplicito: chi non è contro di noi è per noi. Questo significa che non esiste una terza opzione, non esiste una terza strada. O si crede per fede in Lui o non si crede. O siamo nati di nuovo o non lo siamo. È chiaro, è chiara la parola. Non essere contro Cristo significa nello stesso tempo essere per Lui e viceversa. Non si può essere neutrali, in altre parole. Il neutrale non entra nella Gerusalemme celeste. Chi ha avuto in vita qui una posizione di neutralità, essere non essere né carne né pesce, non entrerà nella Gerusalemme celeste. Bisogna necessariamente fare una scelta. Ed ecco che qui mi rivolgo, non so
se tra chi si è connesso c'è qualcuno che ancora non ha fatto questa scelta, ricordati che non puoi rimanere neutrale. Magari sei una persona che rispetta il prossimo, che fa delle opere di solidarietà, opere buone, che non bestemmia, che non dice parole volgari, che cerca di rispettare le leggi, ma sappi che se tu non fai una scelta precisa per Cristo, tu sarai condannato eternamente. O si è per Cristo o si è contro di Lui. Ecco perché anche nei confronti di un uomo, come abbiamo letto nel Vangelo di Marco, che operava prodigi nel nome del Signore Gesù, dice chiaramente il Signore che non poteva essere contro di Lui anche se non faceva parte della schiera dei dodici. Non poteva essere contro di lui. Anche nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, versetti 21 a 23, è scritto: quando l'uomo forte, ben armato, guarda l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro. Ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Chi non segue Cristo, chi non segue i suoi insegnamenti, ricordiamoci che in Giovanni 15 Gesù dice: se uno mi ama, osserva i miei comandamenti. Quindi chi non segue Cristo, la sua parola, e soprattutto chi non crede in Lui è automaticamente contro, ovvero si mette in una posizione di netto contrasto. E apro e chiudo parentesi. Ricordiamoci che anche quando noi andiamo contro la parola, lo facciamo perché ci riteniamo noi più saggi del Signore. Perché in quel momento noi siamo contro di Lui, siamo contro la Sua parola, siamo per noi, per il nostro discernimento, per la nostra intelligenza. Non possiamo giustificare il nostro peccato e non dobbiamo farlo. Ripeto. Cadiamo nel peccato, ma non dobbiamo giustificarlo. Anzi, come figli di Dio siamo chiamati a piangere sul nostro peccato, a ravvederci del nostro peccato e a tornare al Signore. Nello stesso tempo, chi non raccoglie con Cristo disperde. Nel senso che non vi sarà mai, qui abbiamo l'immagine del contadino, dell'agricoltore, non vi sarà mai un raccolto proficuo se si opera secondo la carne. Ecco perché il Signore evidenzia, sottolinea questo paragone molto azzeccato proprio per la lezione che stavo impartendo. Cioè, quando un uomo forte sorveglia la sua casa, sorveglia le sue ricchezze, esse sono al sicuro. Stiamo attenti ai nostri beni, no? Ma quando giunge un altro più forte di lui, gli toglie tutto quello che possiede. E succede. Purtroppo succede letteralmente anche oggi. Questo è ciò che accadeva ad un esercito, che succedeva ad una città, a un regno, quando veniva sconfitto. Quindi la scelta migliore è quella di allearsi con il più forte. E sappiamo che il più forte assoluto è il Signore Gesù. Ecco perché sempre Paolo nei Romani dirà che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, in virtù di colui che ha vinto Satana, che ha vinto la morte e che ha vinto nel senso assoluto del termine. Bene, miei cari, credo che possiamo terminare. Desidero ringraziarvi per la vostra attenzione, grazie a tutti quelli che si sono collegati. Mi dispiace non avervi salutati uno per uno, ma voglio salutarvi tutti quanti. Adesso vi ringrazio veramente per la vostra pazienza e che veramente la parola di Dio possa rimanere nel nostro cuore, nella nostra mente, soprattutto in una situazione come quella che noi stiamo vivendo oggi. Ma ripeto, come nel video che ho fatto sabato, non scordiamoci tutto quello che c'è oltre al coronavirus, c'è anche molto, molto altro. Discerniamo molto bene i segni dei tempi, guardiamo al Signore, dobbiamo essere realisti, ma nello stesso tempo speranzosi, ma non speranzosi nell'uomo,
speranzosi, pieni di certezze, soltanto guardando al Signore. Che il Signore vi benedica grandemente e al prossimo video. Ciao.